Ebbene, di fronte a ciò che abbiamo visto in questi giorni, vogliamo dire due cose. Anzitutto vogliamo levare la nostra fierissima protesta per la violazione dei più elementari diritti umani che è stata perpetrata ai danni di tanta povera gente. Le parole di Don Tonino Bello riecheggiano nell'auditorium del Museo Diocesano di Molfetta. A dare voce a quegli scritti, quanto mai attuali, su accoglienza degli immigrati, sostegno agli ultimi ed invocazione alla Madonna, è Corrado La Grassa, accompagnato dalle musiche di Vito Vilardi. Quegli scritti, una minima parte dell'ampia bibliografia di Don Tonino, sono stati raccolti, grazie al lavoro di cernita di Don Ignazio Panzini, in un libretto che accompagnerà i pellegrini lungo i sentieri di un vescovo tra i più amati della diocesi di Molfetta. Sulle strade di Don Tonino è diventato un progetto, sostenuto dalla Regione Puglia, nato da un'idea di Don Luigi Amendolagine. Abbiamo scelto quelli che potevano essere i luoghi più significativi secondo la vita di Don Tonino, quindi sicuramente le quattro città della diocesi, il cammino fa sosta alla comunità a casa dei tossicodipendenti a Ruvo, che è stata tanto voluta da lui, passa da Bari per ricordare chiaramente lo sbarco degli albanesi, passa dalla Valle Idritea, che è una, chiaramente una zona bellissima, passa dall'abbazia benedettina di Noci, che sicuramente all'interno del panorama pugliese è dal punto di vista spirituale un segno importantissimo, passa chiaramente dal Salento, che è la sua terra, quindi da, oltre che dalla sua diocesi, e finisce chiaramente ad Alessano, che è dove lui è nato e dove sono conservate le sue spoglie, passa chiaramente da Tricase, dove lui è stato parroco. Camminare da Molfetta ad Alessano, le due città che sono unite dalla figura di Don Tonino Bello, attraversando la Puglia e le sue bellezze nascoste, è innanzitutto un itinerario di fede, un percorso per riscoprire il messaggio di speranza che l'allora vescovo di Molfetta ha rivolto ai giovani. Egli diceva, esortava i suoi ragazzi, tanti giovani che ha incontrato nella vita, a non tirare calci alla vita, ma a impadronirsene, a farne un'opportunità unica, a fare della propria vita una cosa bella. Io penso che aver inventato questo cammino di Don Tonino Bello significa dare un'opportunità oggettiva a questi nostri ragazzi, ai nostri giovani. Il cammino però è anche un'occasione per viaggiare con lentezza, alimentando, attraverso il turismo religioso, un settore economico tra i più importanti della Puglia, come sottolineato dal direttore del Dipartimento del Turismo, Aldo Patruno. Ad arricchire il libretto con gli scritti di Don Tonino, anche i disegni curati dall'agenzia 8 più 8.